Siamo ora qui con due insegnanti dell'alberghiero, siamo sempre nell'ambito dell'iniziativa Cibo e Legalità. Ecco, potete darci un giudizio su questa iniziativa e che valore dà al vostro lavoro, al vostro insegnamento? Antonella Colli, Scienze dell'Alimentazione. Io sono moltissimi anni che insegno in questa scuola e devo dire che queste iniziative sono preziose per il nostro insegnamento, perché supportano in pratica le conoscenze teoriche che noi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi e oltretutto gli fanno capire l'importanza e l'attualità delle conoscenze teoriche, della normativa relativa agli argomenti che trattiamo e anche l'attualità delle problematiche che si incontrano nel campo alimentare e ristorativo. Quindi sono iniziative estremamente utili e estremamente importanti. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche la necessità come scuola di partecipare a dei concorsi organizzati da Focus, dove ci richiedono di fare degli articoli di giornale su argomenti che abbiamo sviluppato nel corso dell'anno. Io ho proposto ai colleghi di fare degli articoli proprio su questa iniziativa, supportate anche da documentazione fotografica. Spero che il giornale ci accetti il nostro articolo. Ecco, ci dica qualche sua considerazione. Grazie, io sono Servadio Angela, insegno come la mia collega Scienze degli Alimenti. Sono d'accordissimo con la mia collega che queste iniziative devono, se nel possibile, essere potenziate, perché il contatto con la realtà è fondamentale per i ragazzi, perché l'apporto sicuramente è fondamentale, l'apporto teorico, l'apporto di testi, ma il conforto soprattutto con la vita reale è fondamentale, quindi ben vengano queste iniziative sempre più spesso possibilmente. Quindi grazie. Grazie mille. Siamo ora con il Presidente Nicolini dell'Istituto Alberghiero e il Professor Pagnoni. Allora, il Presidente Nicolini ha ospitato questa iniziativa Cibo e Legalità e il Professor Pagnoni è il coordinatore di questa iniziativa, diciamo quello che ha dato poi concretezza al discorso. Siamo al termine di un primo ciclo, mi sembra, di queste iniziative. E qual è il suo giudizio finale, diciamo, ecco, a questo primo giro di boa? Beh, il giudizio è estremamente positivo, perché voglio dire, aver coinvolto i giovani più grandi, diciamo, delle classi quinte in questa attività di tipo culturale sulla legalità, credo che sia la strada migliore per implementare il valore della democrazia e della partecipazione. Noi abbiamo bisogno di giovani preparati, colti, perché per andare, per essere inseriti nel mondo del lavoro bisogna essere preparati e colti. Non si può più entrare nel mondo del lavoro con un diploma che non sia stato supportato da un percorso di formazione culturale e in questo caso professionale. Noi tentiamo di introdurre nel nostro piano di lavoro sia l'elemento culturale che quello professionale, i due sono inscindibili, quindi l'homo faber, come si dice, e l'homo economicus, l'homo sapiens, eccetera, devono viaggiare insieme, sennò altrimenti si rischia di creare degli specialisti che poi magari sanno fare tante cose nel campo, nel settore dell'agroalimentare, della trasformazione dei prodotti alimentari, e poi magari non hanno una adeguata cultura per quanto riguarda la preparazione dei cibi, ma la derivazione dei cibi, la genuinità dei cibi e soprattutto sapere appunto questi prodotti da dove vengono e che tipo di trattamenti abbiano nel loro iter subito. Ecco. Professor Pagnoni, cosa bolle in pentola nel prossimo futuro? Cioè, questo è un ciclo che immagino non finisce qui. No, il ciclo, diciamo, come diceva prima il dirigente, la prima parte del ciclo finisce qui, poi da settembre noi riprenderemo di nuovo l'attività con altri personaggi di spicco che potranno partecipare agli incontri con i nostri studenti. Però voglio dire che intanto il nostro dirigente sta pensando a una conclusione degna di questa iniziativa che probabilmente porteremo in piazza Pesaro nel prossimo mese di maggio.
e che non riveliamo perché deve essere un'iniziativa di, esatto. e di impatto. Mentre io voglio invece aggiungere che il 12 di marzo, per esempio, abbiamo un incontro, anche se al di fuori di questo ciclo, che riguarda la presentazione di Corto e Mangiato, che è il prossimo appuntamento che noi avremo qui all'Istituto Alberghiero, che è il festival di cortometraggi. Abbiamo come ospite Giovanni Girolomoni, che è uno degli interpreti e anche uno dei sostenitori di questo festival, che parlerà ai nostri studenti di agricoltura biologica, e il direttore di un hotel Pineta di Monsano a Iesi, che è l'unico hotel nella nostra regione che funziona con le fonti di energia rinnovabili. Quindi parleremo di sostenibilità ambientale nel turismo, quindi turismo sostenibile e agricoltura biologica.